Ciao a tutti e ben ritrovati ancora una volta sul canale di Octopus. Oggi procederò a fare una tier list dei capitani unici, come da voi richiesto, ragazzi. Intanto, che cosa si intende per capitani unici? I capitani unici sono quelli che troviamo nella sezione dell'armeria. Andiamo qua in gioco, andiamo sull'armeria e andiamo qua a sinistra nella parte dei comandanti e vediamo che ci sono questi comandanti qua. Questi qua che sono disponibili per 175.000 unità di carbone ciascuno. Non stiamo parlando dei capitani navigati qua, Seasoned Commanders, che sono questi qua sotto. Questi hanno soltanto delle abilità migliorate, nel senso che hanno delle skill un pochino migliori rispetto alle loro controparti normali. Questi qua invece, i capitani unici, che sono appunto bordati anche di dora, hanno un bordino dorato, sono anche questi qua, sono anche Sansonetti e gli altri. Questi qua li trovate soltanto nell'armeria e sono uno per nazione. Non trovate tutti quanti i capitani unici in questa sezione perché ce ne sono altri, per esempio Yamamoto e Halsey, che sono invece non ottenibili nell'armeria, ma sono ottenuti al termine delle loro rispettive campagne. Quindi questa qua, Yamamoto Isoroku, e questa qua invece per quanto riguarda Halsey. Come vediamo, invece Sansonetti viene ottenuto al completamento della collezione risoluti e rapidi. Vediamo che il premio finale è per l'appunto Sansonetti. Quindi Sansonetti, Halsey e Yamamoto possono essere ottenuti in modo relativamente semplice o comunque relativamente poco costoso. Per gli altri capitani unici invece bisogna per forza passare attraverso l'armeria. Allora, adesso io procederò a stilare una mia personalissima lista di questi vari capitani unici e li assegnerò appunto uno di questi valori tra OP, A, B, C e D. Come categorie prenderò in considerazione tre parametri per assegnare la relativa potenza di ognuno di questi capitani. E le tre categorie che ho deciso di prendere in considerazione sono la facilità di utilizzo, nel senso che la facilità con cui vengono attivate le skill di questi capitani, l'impatto che queste skill, queste abilità, talenti hanno nella partita e la versatilità del capitano, ovvero quanto è versatile quel capitano all'interno della nazione, nel senso su quante navi può essere usato in maniera efficace. Il primo capitano che andiamo a prendere in considerazione è il capitano francese Philippe Aubonneau, o come si pronuncia, mi dispiace per la mia pronuncia francese, ragazzi. Vedete a video i suoi talenti speciali. Quindi abbiamo Rampant, che vuol dire ogni volta che facciamo un colpo devastante ci sconta del 5% la ricarica delle batterie principali e eventualmente i nostri siluri. Poi abbiamo Fire and Fury, che ci dà 1% in più di percentuale di causare incendi per ogni segnalino di cattura cap o cattura in assistenza del cap. E poi abbiamo anche Surge Forward, che quindi per ogni 2 milioni di danno potenziale accumulato abbiamo un 8% in più alla velocità massima della nostra nave. Allora, secondo me questi talenti di Philippe Aubonneau non sono esattamente facilissimi da ottenere, fatta eccezione per quel talento per i cap, per cui come facilità di utilizzo non è esattamente semplice, secondo me, per cui non direi che è proprio easy easy. E soprattutto come impatto in partita, onestamente, considerando il fatto che la parte più semplice è quella di catturare i cap, se abbiamo un destroyer francese, per esempio, l'1% in più di percentuale di incendio non fa schifo, però non è che vi cambia la vita. Quindi, secondo me, l'impatto in partita di questo capitano è piuttosto scarso. Per cui secondo me averlo o non averlo non è che gli cambia particolarmente la vita. Per quanto riguarda la versatilità, onestamente è abbastanza versatile, nel senso che la prima skill, quella del colpo devastante, si applica praticamente a tutte le navi, quindi potete
possiamo fare un colpo devastante con un Kleber rushando con i siluri una nave dietro un'isola, possiamo timbrare un incrociatore con una Republic, possiamo fare la stessa cosa con un Enrico IV, magari anche su un destroyer con le HE, con il consumabile della ricarica velocizzata, per cui è abbastanza versatile. Nel senso, anche quella oddio, quella dei cap probabilmente si applica quasi esclusivamente ai DD, quella del danno potenziale sia all'Enrico IV che alle corazzate francesi, per cui, nonostante la difficoltà di utilizzo, o comunque la difficoltà nel far scattare questi talenti attivabili, secondo me, tutto sommato, comunque ha una buona versatilità. Detto tutto questo, io mi sento di mettere il capitano francese come livello B. Io lo collocherei in fascia B. Allora, poi abbiamo Cunningham, vedete a video tra l'altro le sue abilità. Allora, abbiamo Equipment Spoils, che praticamente ci dà una carica in più dei consumabili una volta che distruggiamo due navi avversarie, questo soltanto una volta per partita. Poi abbiamo Lightning Fast che ci dà il 5% in più di velocità alla nave ogni due falle che causiamo, anche questo qua solo una volta per battaglia. E poi abbiamo Ruthless che ci dà il meno 10% di tempo di ricarica delle batterie principali quando facciamo Wither. Allora, secondo me, come facilità di utilizzo, Cunningham è abbastanza semplice, nel senso che creare due falle, per esempio con un Daring, non è esattamente difficile, si possono fare in partita, come anche tirare giù due navi avversarie non è la cosa più difficile di questo mondo su World Warships. Per cui entrambi i primi due talenti sono abbastanza attivabili, anche con un Minotaur si può fare il secondo talento assolutamente. Ruthless chiaramente è improntato molto a navi come Goliath, Thunder, Conqueror. Si può fare Wither anche con il Daring, volendo, però è un pochino più complicato. Comunque, secondo me, come facilità di utilizzo, Cunningham è piuttosto semplice, più semplice di Obonio sicuramente. L'impatto in partita che hanno queste skill qua, soprattutto la prima e la terza, secondo me sono abbastanza importanti perché consideriamo per esempio una Conqueror, possiamo riuscire a fare Wither in relativamente poco tempo, quindi prima della metà della partita, se siamo bravi, se siamo fortunati con l'incendio, per cui avere un 10% di ricarica migliorata delle batterie per metà partita potenzialmente non è assolutamente da sottovalutare, come anche il fatto di poter avere, che so, una ricarica in più della vita su un Daring una volta che affondiamo due navi, assolutamente può fare la differenza. Quindi anche l'impatto in partita che hanno queste skill, secondo me, non è assolutamente da sottovalutare. Come versatilità per il capitano, secondo me siamo a un livello piuttosto alto perché vi ho già nominato diverse navi della linea inglese che potrebbero beneficiarne. Quindi, per quanto riguarda Ruthless, sicuramente il Goliath, la Conqueror e la Thunder ne beneficiano parecchio. Di Equipment Spoils, quindi quello delle kill, praticamente tutti. E anche Lightning Fast è principalmente chiaramente orientata verso il Daring, ma probabilmente anche un Minotaur potrebbe tentare di far attivare questa skill. Quindi secondo me, anche come versatilità all'interno della nazione, Cunningham è molto molto buono perché si adatta in qualche modo praticamente a tutte le navi, almeno di livello 10, che possiamo trovare. Detto tutto questo, io mi sentirei di porre Cunningham quindi un gradino sopra a Obonio e quindi io lo vado a mettere come livello A, quindi Cunningham fortemente consigliato sulle navi inglesi. Allora, poi troviamo Halsey, capitano americano, che ha soltanto due talenti attivabili, tra l'altro. In questa dissertazione trascuro, diciamo, le skill quelle migliorate, anche se in realtà non sarebbe da trascurarle, ma il focus adesso è sui talenti attivabili. Allora, vediamo che c'è Implacable che ci dà un meno 20% di sconto al tempo di ricarica quando facciamo confederato, quando otteniamo l'onorificenza confederato in battaglia.
E poi abbiamo Untraceable, quando facciamo doppio colpo ci dà meno 10% al mimetismo, cioè meglio, ci aumenta il mimetismo del 10%. Allora, per quanto riguarda la facilità di utilizzo, direi che non è così facile, perché Confederato è un onorificenza che si ottiene non in tutte le partite, ci vuole un certo impegno e soprattutto ci vuole tempo, solitamente, per arrivare a questo tipo di onorificenza. Quindi arrivare almeno 20% di ricarica delle batterie principali è molto buono, è un bonus importantissimo, ma non è un bonus che si riesce a ottenere né facilmente né in poco tempo. Ancora di più, la seconda skill, quella del doppio colpo. Il doppio colpo serve una notevole dose di fortuna per ottenerlo, ci si deve un po' impegnare, insomma, ci sono delle condizioni particolari che devono verificarsi per poterlo ottenere. Per avere un po' di sconto al mimetismo, sinceramente, si può farne anche a meno. Quindi, come facilità di utilizzo, direi bassa, quindi è piuttosto difficile attivare questi talenti. L'impatto che hanno in partita è notevole perché il meno 20% al tempo di ricarica è veramente ottimo. Quando fate confederato con una Montana, un Des Moines, veramente ricaricate molto più velocemente, quello sicuramente, però insomma la facilità non è dalla nostra parte in questo senso. Per quanto riguarda la versatilità, Confederato è un tipo di onorificenza che si può ottenere con diverse classi, quindi corazzata, incrociatore, anche destroyer se vogliamo, però secondo me è più che altro orientato a navi come Des Moines, Alaska, Salem, Montana, Ohio, Georgia, queste navi qua. Un Gearing o un Somers farebbero più fatica probabilmente ad attivare questo tipo di talento. Per cui versatilità direi media per quanto riguarda William Halsey. Detto tutto questo, io Halsey lo pongo allo stesso piano più o meno del capitano francese, quindi anche Halsey finisce nella fascia B. Oddio, adesso mi viene un dubbio se metterlo nella fascia B o nella fascia C. No, penso che per il momento lo lasciamo nella fascia B, poi in caso se ho dei ripensamenti faccio degli spostamenti. Ok, adesso abbiamo Kuznetsov, il capitano sovietico, che ha solo, tra virgolette, due talenti attivabili. Uno è Emergency Reserve, che ci dà una carica di tutti i consumabili in più se facciamo primo sangue. E poi il famoso talento Will for Victory è un talento abbastanza articolato, come potete vedere, per cui quando i nostri punti vita della nave vanno sotto il 10% rispetto ai punti vita iniziali, per 30 secondi abbiamo questi talenti, queste abilità che si vanno ad attivare. Uno, una squadra controllo danni che estingue tutti gli incendi e le falle e ripara tutti i moduli eventualmente danneggiati. Una seconda, una squadra di riparazione che rigenera fino al 7.5% dei nostri punti vita. Ok? In più, per questi 30 secondi, la dispersione di tutti i colpi che ci verranno sparati contro sarà aumentata del 20%, quindi i nemici avranno più difficoltà a colpirci durante l'attivazione di questo talento. Adesso, tutto questo sembrano numeri abbastanza limitati. In realtà posso dirvi che fanno una grossissima differenza in partita, e tra poco spiegherò anche il perché. Comunque, come facilità di utilizzo, allora, fare primo sangue non è facilissimo, ma non è neanche complicatissimo, per cui direi media per la prima skill. La seconda skill, in realtà, come facilità di utilizzo, è praticamente impossibile non attivare questa abilità, semplicemente bisogna arrivare con i punti vita sotto il 10%, per cui non è che serva questa enorme abilità per perdere punti vita, assolutamente è molto molto semplice attivare questa abilità. Poi trarne il vantaggio è un altro discorso, ma attivarla è molto molto, anzi di gran lunga l'abilità più semplice da attivare. Quindi come facilità di utilizzo, facile. L'impatto in partita di queste skill qua, la prima è un di più, ma soprattutto la seconda è un'ottima skill per navi che si trovano spesso e volentieri a fare
in situazioni un pochino complicate, tipo un Kremlin che sta pushando, no? O uno Stalingrad, o anche un Mosca, o un Petropavlovsk. Ci sono diverse navi che beneficiano moltissimo di questa skill qua, perché non è tanto in sé per sé i bonus che fornisce, ma è la sicurezza che vi dà. Perché anche se avete il consumabile della riparazione della vita e anche della squadra controllo danni in cooldown, quindi in ricarica, ma avete Kuznetsov sulla vostra nave, sapete che se anche se andate avanti e vi prendete una valanga di danno, se arrivate al 10% e avete due incendi, una falla e quello che volete, avrete questa riparazione extra che si andrà ad attivare più la dispersione aumentata per i nemici. Per i colpi che vi verranno sparati dopo che l'abilità si è attivata. Quindi vi dà quel qualcosa in più, quella sicurezza in più, che vi fa, che vi veramente vi salva la vita, nel senso che vi salva la partita in certe situazioni, perché avete questa abilità extra che il vostro nemico probabilmente non avrà. Per cui, come impatto in partita, estremamente elevato. Come versatilità, essendo due skill piuttosto semplici da attivare, soprattutto la seconda, ripeto, e si applica a una grande varietà di navi, direi che come versatilità per la nazione è molto alta, perché possiamo utilizzarla su un Kremlin, su una Slava, sullo Stalingrad, sul Petropavlovsk, sul Moskva, sul Nevsky, anche su un Destroyer, volendo anche su un Khabarovsk, per esempio. Per cui direi versatilità altissima da parte di Kuznetsov all'interno della sua nazione. Per tutta questa serie di motivi, Kuznetsov è di diritto, cioè di diritto a mani basse, il capitano unico più forte e più impattante all'interno di questa pool al momento, per cui finisce di volata nella categoria OP. Kuznetsov è di gran lunga il capitano più influente che potete trovare al momento in gioco, secondo me. Ora abbiamo Gunther Lutyens, il capitano unico tedesco, che ha ben 4 talenti attivabili, più una serie di an e anche di skill passive, quindi un capitano abbastanza ricco. Allora, abbiamo Secondary Battle Loader, quindi quando abbiamo 100 colpi di arma secondaria ci sconterà del 15% il tempo di ricarica delle batterie secondarie, attivabile una volta solo per battaglia. Poi abbiamo Main Battery Loader, quindi quando abbiamo 140 nastrini di colpo d'arma principale ci sconterà del 7,5% il tempo di ricarica delle batterie principali. Poi abbiamo Resilient, che ogni volta che noi accumuliamo 3 nastrini di avvistamento, quindi quelli grigi con i cerchietti, ci darà 300 HP al secondo per un tempo d'azione uguale al tier della nave, ovvero. Se noi abbiamo uno Z52, che quindi è un tier 10, ci darà 300 punti vita per 10 secondi, in totale 3000 punti vita, che capite bene che non è pochissimo su un destroyer, e soprattutto questo è attivabile più volte per partita. Quindi importante soprattutto sui destroyer, su una corazzata chiaramente si fa sentire molto meno. Quarto talento, Aerial Equipment Expert, che ci dà. Una volta che totalizziamo 30 nastrini da colpo con i razzetti, bombe o siluri, ci darà 10% in più alla velocità di recupero degli aerei. Ora, come facilità di utilizzo, vedete bene che tutti e quattro questi talenti non si basano su onorificenze da ottenere in battaglia, ma semplicemente su colpi messi a segno fondamentalmente. Per la maggior parte, per cui come facilità di utilizzo direi che è relativamente bassa, quindi abbastanza facile da utilizzare. L'impatto che hanno in partita queste skill qua è importante, ma non troppo, nel senso che se vedete sembrano delle skill fatte apposta, ognuna per una categoria di nave. La prima sembra fatta apposta per le corazzate tedesche buildate a secondarie, la seconda sembra fatta apposta per l'Hindenburg. La terza sembra fatta apposta per i destroyer tedeschi e la quarta chiaramente per le portaerei. Quindi, come impatto in partita è medio, perché non c'è una vera e propria sinergia tra le skill, perché con una classe di navi, cioè con l'Hindenburg, è difficile che riusciate a fare 100 colpi d'arma secondaria.
È difficile anche che riusciate a fare i nastrini spottato. Vi sfido a tirare razzi, bombe oddio, o 30 siluri con l'Hindenburg. Non è proprio facilissimo. Per cui l'Hindenburg può attivare in maniera relativamente semplice soltanto la seconda. Lo Z-52 paradossalmente può attivarne due, la seconda e anche la terza. Per cui lo Z-52 sulla carta sarebbe quello che ne beneficerebbe di più, magari, di questo tipo di comandante. Comunque, capite bene il concetto che se altri capitani possono far attivare più talenti alla stessa classe, questo qua ha un talento per ogni classe a cui è dedicato. Come versatilità della nazione, quindi, è abbastanza alta perché ogni classe ha il suo talento da poter attivare, ne ha formalmente 4, ma in realtà soltanto uno, due al massimo, però è abbastanza versatile, nel senso che il capitano ha un impatto interessante su corazzate, incrociatori e anche cacciatori pedinieri e persino portaerei, per cui Gunther Lutyens come versatilità è alta. Per tutti questi motivi che abbiamo appena detto, Gunther Lutyens mi sento di metterlo a livello A. È un pochino meno, oddio, è meno impattante di Cunningham, secondo me, semplicemente per il fatto che Cunningham, diciamo, le abilità di Cunningham si possono sinergizzare meglio all'interno della stessa classe. Lutyens invece ha un talento per ogni classe abbastanza settoriale, ma altrimenti Lutyens sarebbe più o meno allo stesso livello di Cunningham, secondo me. Ora veniamo a Sansonetti, il capitano italiano, che ha tre talenti più due skill migliorate. Allora, partiamo da Concealed Reserves. In questo caso abbiamo ogni 100 colpi da arma principale, ci darà un 10% in più al tempo di azione dei consumabili. Scusate, si può attivare soltanto una volta. Poi c'è Far Reach, che ci darà l'8% in più di portata alle nostre armi primarie quando affondiamo una nave avversaria. E poi abbiamo Rapid Fire, che ci darà un meno 15% al tempo di ricarica delle batterie principali una volta che facciamo confederato, molto simile a quello di Halsey, questo talento. Quello di Halsey è 20%, questo qua è 15%, ma insomma il concetto è sempre lo stesso. Ora, come facilità di utilizzo, per i primi due talenti è abbastanza semplice, nel senso che se abbiamo un incrociatore in particolare, fare 100 colpi d'arma primaria non è particolarmente complicato. Stessa cosa si dica per fare una kill, scusate, per cui direi che come facilità di utilizzo è medio-basso, ok? Come impatto in partita, direi che è medio, perché insomma, il 10% di azioni in più ai consumabili non è male. Consideriamo che su un Venezia, per esempio, si tratta di fumo, si tratta della cura della vita, dell'aerospottino, per cui insomma si fa abbastanza sentire. E si può ottenere abbastanza velocemente, non dobbiamo aspettare 15 minuti per fare 100 colpi d'arma primaria solitamente. E soprattutto la seconda abilità ci dà l'8% in più di raggio, che notoriamente le navi italiane, sia corazzate che destroyer che incrociatori, sono molto manchevoli in quanto a portata di armi principali. Per cui questo capitano qua sembra fatto apposta per andare a compensare un pochino, se vogliamo, le mancanze croniche della nazione italiana che si portano dietro, e una delle principali è appunto la mancanza di portata sulle batterie principali. Per cui impatto in partita medio. Versatilità direi che si applica molto bene al Venezia e al Napoli, questo tipo di comandante. Sulla Colombo, nel senso che sicuramente l'8% in più di raggio di portata quando facciamo una kill è molto buono, sicuramente non ci fa schifo. I 100 colpi d'arma primaria si possono fare sicuramente, ma non hanno un impatto così importante. Soprattutto ci impieghiamo più tempo sulla Colombo che sul Venezia, per esempio. Per quanto riguarda Rapid Fire, quindi il talento che ci sconta del 15% le armi primarie, questo è abbastanza, non è banale da fare su nessun tipo di nave. Quindi versatilità, secondo me, media anche qua. Per cui, secondo me, Sansonetti finisce più o meno allo stesso livello di Obonio e Halsey. Probabilmente sarebbe così la classifica. Quindi Halsey è il primo. Oddio, forse Sansonetti è anche meglio di Halsey, sapete?
Sansonetti probabilmente è meglio di Halsey perché semplicemente per il fatto che ha i talenti che si attivano più facilmente rispetto a Halsey, almeno quello della portata maggiorata. Per cui questo potrebbe essere un ordine anche all'interno del tier B, probabilmente. Ora abbiamo Jerzy Czerski, il capitano paneuropeo, che mi pare sia di origine polacca, se non vado errato, che ha due talenti. Uno è Torpedo Armament Expert, che ci riduce del 5% la ricarica dei tubi lanciaciluri ogni volta che abbiamo 8 ciluri a segno durante la partita, e questo si può attivare più volte in partita. Tra l'altro c'è anche un video con l'Alland che ho fatto, trovate qua su YouTube, una parte di un video in cui attivo questo talento 3 volte durante la partita in una partita particolarmente fortunata. Però diciamo che non è un talento che si attiva più di 2 volte in partita, mediamente parlando. Già attivarlo 2 volte, quindi fare 16 ciruri a segno, è un numero piuttosto importante. Il secondo talento, Gun Expert, ci incrementa del 10% il danno continuo della nostra antiaerea quando buttiamo giù 20 aerei. Questo per qualche motivo si può attivare invece soltanto una volta in partita. Allora, come facilità di utilizzo, questi talenti qua non è che serva una scienza particolarmente importante per attivarli, soprattutto quello dell'antiaerea, semplicemente basta abbattere degli aerei. Quello dei siluri basta saper lanciare i siluri, l'Alland li ricarica in maniera abbastanza veloce, per cui non è difficilissimo attivare almeno una volta il primo talento. Il secondo talento chiaramente lo attivate se la portaerei nemica vola intorno. Se la portaerei nemica o non c'è oppure ha un cervello e non vi vola intorno, il secondo talento non lo attiverete mai. Quindi non dipende da voi in questo senso, e questo è un limite ovviamente. Come impatto in partita, secondo me siamo sullo scarsetto, per non dire altro, perché il danno continuo dell'antiaerea è buono, ma non è il 10%, non è una qualcosa che di entusiasmante. E anche la ricarica del 5% dei siluri, considerando che l'Alland ha già una ricarica piuttosto veloce dei siluri, l'impatto come valore assoluto è abbastanza irrisorio, per cui anche se lo attivate 2 volte, il 10% è comunque qualcosa di, non dico trascurabile, ma insomma si perde in una battaglia, secondo me. Per cui secondo me come impatto in partita è piuttosto scarso. Versatilità, qui in questo caso non ha molto senso parlarne perché la linea europea per il momento almeno ha soltanto una linea che è quella dei destroyer, per cui versatilità sarebbe 100%, ma questo capitano qua è ritagliato su misura per quanto riguarda Smaland e Alland. Con un Ragnar, per esempio, quella dei siluri non la farete mai perché non ha i siluri, stessa roba si dica per un Groningen. Per cui versatilità in realtà neanche così tanto, perché ci sono diversi destroyer di livello alto che non hanno siluri, per cui si limitano soltanto all'antiaerea, e se per caso non c'è neanche la portaerei, voi il capitano speciale non lo attiverete mai. Si salva un po' in corner questo capitano qua dal fatto di avere la scarica di adrenalina migliorata rispetto al normale, quindi 0,25% invece di 0,20, ma insomma non penso che valga l'investimento del carbone. Detto tutto questo, io mi sento di mettere Swirsky come tier C, quindi un gradino sotto tutti gli altri qua che abbiamo nominato fino ad ora. E adesso parliamo di uno dei comandanti più importanti della Seconda Guerra Mondiale, il giapponese Yamamoto Isoroku. Lui è stato uno dei primi due comandanti aggiunti speciali su World Warships e ha due talenti. Uno, Emergency Reserves, che ci dà un +1 ai consumabili se facciamo un primo sangue, identico a quello di Kutnetsov. E poi abbiamo Second Wind, ovvero quando facciamo il Kraken come onorificenza in battaglia, ci sconta del 34% il tempo di ricarica dei nostri cannoni principali. E anche eventualmente il tempo di ricarica dei siluri e degli squadroni del 16%. Inoltre ripara il 48% dei punti vita in 2 minuti, ok? Quindi capite bene che se fate Kraken e avete Yamamoto, i bonus che avete sono enormi, ok? Quindi l'impatto in partita di questo bonus qua è molto alto. Il problema è che è legato a fare un Kraken, e
Quindi, come facilità di utilizzo, è estremamente complicato beneficiare di questo bonus. E soprattutto, qualora faceste anche un Kraken con una Yamato, con uno Zao, quello che volete, ma serve tempo per fare un Kraken. Quindi, probabilmente, una volta che arrivate ad avere il Kraken, saranno scarse le possibilità di utilizzare a pieno questi bonus enormi che questo talento vi consente di avere. Per cui, insomma, è un bonus un pochino che veramente rarissimamente si riesce ad attivare, secondo me. Come versatilità della nazione è abbastanza buona, nel senso che con qualsiasi nave tendenzialmente si può fare un Kraken, con alcune più velocemente, con alcune meno, ma è abbastanza versatile, nel senso che è difficile farlo con tutte le classi di navi. Per cui io Yamamoto ce l'ho sulla Yamato, per esempio, ma conto veramente sulle dita di una mano le volte che ho fatto Kraken e avevo Yamamoto e ho attivato i talenti. E soprattutto, quella volta che ho attivato il talento, non so bene quanto ne ho beneficiato, perché magari ho fatto Kraken sull'ultima kill della partita e quindi il bonus è andato a farsi friggere. Per cui, secondo me, Yamamoto, nonostante l'importanza storica che ha avuto come comandante nella sua flotta, purtroppo il nostro buon Yamamoto finisce in tier D, è il tier più basso perché quelle volte che farete Kraken con Yamamoto molto probabilmente non riuscirete neanche a sfruttarlo veramente. Per cui questa era la mia tier list, siete liberissimi di dirmi insomma, se concordate o meno con quanto ho detto. Probabilmente il capitano francese potremmo anche spostarlo sullo scalino C. Probabilmente sarebbe più il suo po', anzi lo metto in C in realtà, quindi questa qua è la configurazione finale, quindi, e l'ordine è Kuznetsov, Cunningham, Lutyens, Sansonetti, Halsey, Aubagneux, Sversky e Yamamoto. Questa è la mia classifica, se vogliamo, per quanto riguarda i capitani unici di World of Warships al momento, questo chiaramente secondo me. Se avete delle idee diverse, fatemelo sapere nei commenti sotto, mi raccomando, sarei curioso di sapere che cosa ne pensate. Detto questo, vi rinnovo ancora una volta l'invito a utilizzare l'iniziativa Dimmelo con un replay, trovate in descrizione la mail a cui mandarmi i vostri replay di partite in cui non avete performato granché bene e volete dei consigli su una certa nave che non capite, mandatemi un replay, possibilmente anche con gli screenshot di fine partita, e ci darò un occhio e potrei realizzare un video analizzando cosa avete fatto di buono, cosa avete fatto di meno buono durante la partita, in maniera da consigliarvi come migliorare su quella nave specifica. Mi raccomando, non buttatela via come opportunità, è del tutto gratuita. Detto questo, vi ringrazio per la visione, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto, condividete il video con chi pensate possa trovarlo di un qualche interesse e ringrazio chi già si è iscritto. Ciao e alla prossima!